Allora, focus di questo intervento sono le analisi delle tipologie di errore, correggetemi se sbaglio, e delle strategie risolutive nelle domande aperte. Altro tema, anche scelte multiple, sì, in alcuni casi anche scelte multiple, solo che le domande aperte che a me stanno particolarmente a cuore, cioè è veramente uno dei temi che affrontiamo quotidianamente. A parte questo, è ovvio che le risposte dello studente alle domande aperte sono una fonte inesauribile di spunti di riflessione, di approfondimento, di ricerca, e sono anche quelle domande che ci consentono di farci a noi, in questo caso parlo noi che costruiamo le prove in Balzi, su quali meccanismi abbiamo attivato quando costruiamo queste tipologie di domande. Stessa diciamo, analisi e riflessione si può fare anche sulle domande chiuse, ma le domande aperte sono una fonte inesauribile veramente di spunti di riflessione e di ricerca. Siamo pronti? Prontissimi. Allora lascio la parola a Ivar. Sì, ok, perfetto. Allora, chi siamo? Diciamo brevemente, l'ha detto il professor Caricavo, no? No, ho detto del vostro contributo, non l'ho detto nessuno. Io insegno in un istituto comprensivo, quindi in una scuola media, prima se ne è parlato, e lui insegna invece in un liceo artistico. Dunque, noi abbiamo analizzato, questo è il terzo anno che ci occupiamo di, sì, il titolo era Invalsi Steve, perché Steve siamo io e lui. Steve McQueen. No, no Steve McQueen, Steve S-G-E-F-I-V. Allora, lo scopo della nostra ricerca era vedere indagare tra le diverse tipologie di errori anche le diverse strategie risolutive nelle domande aperte e anche delle scelte particolari che potevano ricadere su alcuni distrattori in domande a scelte multiple, e quindi anche vedere per quale motivo. Abbiamo esaminato risposte fornite dagli studenti delle secondarie di primo e secondo grado a item su relazione funzione. La nostra scelta di lavoro è stata quella, come negli anni precedenti, di lavorare in verticale, quindi abbiamo cercato di vedere se si ripresentavano le stesse tipologie di errori cambiando ordine di scuola, e purtroppo questo accade. Non sempre. Okay. Allora, studenti totali su cui abbiamo fatto la nostra indagine sono 715, 228 sono della terza media, cioè della terza secondaria di primo grado, 245 della seconda superiore e 242 della quarta superiore. Scuole tutte dell'Emilia Romagna. Passiamo un po' adesso all'analisi. Precisamente le province di Forlì, Bologna e Parma. Allora, il primo item che abbiamo analizzato è quello relativo a una prova del 2016 del grado 5, quindi inferiore rispetto ai gradi a cui l'abbiamo somministrato, e era quello legato a stabilire quale fosse il dato sbagliato in una ricetta e quindi di sistemarlo. A livello nazionale il campione aveva risposto con solo il 26,7% di risposte corrette, quindi ci incuriosiva vedere come avrebbero reagito le classi successive. Sì, non è che sia andato benissimo nella secondaria di primo grado, ma anche nel secondaria di secondo grado, sia nelle classi seconde che nelle classi quarte, è andato peggio di quanto ci potevamo immaginare, visto che era un item all'apparenza semplice. La risposta corretta era 1250 ed era da correggere quella, ma abbiamo trovato errori di ogni tipo che dopo vedremo. Per essere un item di quinta primaria, il fatto che abbiamo il 30% di errore nei professionali, ma
anche il 28,9 nei tecnici sono percentuali piuttosto alte. Va bene che i professionali sono scelti di solito per esclusione, quindi vanno nei professionali pensando, si stupiscono il primo giorno in scuola vedendo che c'è della matematica anche in quelle scuole. Però è comunque preoccupante. Preoccupanti sono i tipi di errori. Questo esempio d'errore è un 750 con tanto di calcolo esterno, ha individuato l'elemento da correggere, ma l'ha semplicemente diviso a metà. Una lettura parziale o fuorviante è stata quella fatta sia nella terza secondaria di primo grado che nella seconda, infatti la faccia di Homer lo testimonia, perché lui li ha corretti praticamente tutti tranne quello, perché ha detto quello lì è giusto, quindi adattiamo tutti gli altri. Ma mi sembra coerente. Quell'altro invece ha corretto l'altra colonna. C'è coerenza. Quindi qui sicuramente è legato a un errore, a una lettura frettolosa del testo oppure a problemi da analizzare in altre sedi. C'è chi comprende il nocciolo della questione e quindi fa tanto di calcoli esterni, spiega anche perché, dice lì è 3 su 5 e qui invece è 1 su 2, però non risponde. Non dà la risposta, che era una cosa che veniva richiesta, di correggere il dato mancante. C'è invece questo qua, per cui è difficile ipotizzare la causa e il tipo di errore, che dice non è il doppio, 1400. E quindi anche qui non sappiamo dire. Però vedete che gli errori sono più o meno simili alla terza secondaria di primo grado e anche alla quarta di secondo grado. Sì. Il secondo item invece è un grado 10, era composto da tre item in sostanza. Prima doveva completare una tabella, poi dovevano scrivere la legge e infine dovevano rispondere a un altro quesito a scelta multipla. La tabella in generale l'hanno compilata abbastanza bene, in buona parte, adesso dopo vedremo alcuni errori, ma in generale è andata bene. E anche l'ultimo l'item C è andato bene, mentre quello che abbiamo considerato soprattutto è stato l'item B, che adesso andiamo a vedere. Sì, molti, adesso dopo lo vediamo, molti hanno capito come funzionava, ma poi dopo non hanno tirato fuori la legge giusta. Vabbè, le percentuali, appunto, come dicevamo, l'item A e B abbastanza bene, invece abbiamo voluto considerare l'item B. Adesso se metti avanti vediamo un po' gli errori. Che hanno fatto? Sì, d'accordo, ma più che altro sono gli errori che ci interessavano. Ecco, come dicevamo prima, quindi hanno compilato bene la tabella e quando è stato scrivere invece la legge, gli errori sono di svariato tipo. Per esempio, c'è dunque 100-2x, x non sa dove salti fuori, non c'entra niente, quindi hanno messo la x perché loro sono abituati forse a vedere la x con le equazioni e quindi non c'entra. Un altro cosa ha messo invece 100-7 più 5, senza tirare fuori il tempo, è sempre quella la legge, però la tabella l'hanno fatta bene, anzi ha scritto anche tutti i vari calcoli anche proseguendo. E questo era... Esatto, qua ha tirato fuori anche lui la x, quindi errore che si ripete con la x anziché mettere l'altra variabile che era quella corretta, perché sono abituati sempre a usare la x. Dunque qui abbiamo la quarta ed è bellissimo perché c'è lo stesso errore che si presentava in terza media, quindi ha sempre n, poi c'è 5-7, non compare la variabile. Anche in questo caso spesso capiscono come funziona, però non riescono a formalizzarlo né in maniera algebrica né in maniera grafica. Questo era un item di livello 8, quindi terza media, per cui era in linea con il nostro campione e veniva richiesto di trovare una regolarità nella sequenza.
Anche in questo caso vediamo che senza grosse differenze di genere abbiamo risultati molto negativi sia nella terza secondaria di primo grado sia nella seconda secondaria di secondo grado. Va un po' meglio il risultato nelle quarte, però solo un po' meglio, visto com'era comunque il quesito. E qui una ricerca della regolarità che ha messo molto in crisi a tutte le età, tanto per fare una rimettina simpatica. Qui noi vediamo, mamma mia, i professionali, ma anche i tecnici come sono andati male. Dopo quello al limite le vedrete quando rivedrete le slide, però errati io vedo in seconda liceo, questi qui sono, sui totali sono comunque l'81%, il 41% in quarta e il 65% alla terza media, anche di sotto più o meno gli stessi tipi di errori in quarta liceo. Vediamo alcuni errori anche in questo caso. Quando argomentano, cosa pensano, viene da chiedersi, perché uno scrive 3 per 9 uguale 27, 27 per 3, 27 più 3 uguale 30, cioè con un criterio di ricerca della soluzione, quindi questo rientra anche in una sorta di contratto didattico più o meno esplicito con il proprio insegnante, per cui è un quesito di matematica, devo usare i numeri, mi invento delle operazioni per farmi ritornare. Può venire 30, lui se ne è fatto venire 30, perché secondo lui poteva venire. Nel secondaria di secondo grado ci sono anche lì altre motivazioni, per cui secondo uno il lato sarebbe 30 volte più grande e anche l'area, e quindi questa corrispondenza tra la dimensione del lato e dell'area che è interessante in un triangolo. E quel lato sì, perché è 30 volte più grande del primo e sarà quindi anche 30 volte più grande del successivo. Noi eravamo incuriositi da questo tipo di item, per cui ne abbiamo presentato anche un altro. Qui addirittura l'hanno disegnato qua lateralmente, però dicono no. E ho fatto anche il disegno, dice, quindi vi ho fregato. Quest'altro fa il disegno, poi fa la freccia, come dire, no, vedi figura. E quando si smettono gli artisti siamo preoccupati. Vai, quarto item, il quarto item è praticamente identico al precedente. L'unica differenza è che è a risposta multipla. E è stato curioso vedere che comunque la maggior parte degli studenti ha risposto bene a questo e male all'altro. Siccome li avevamo messi anche in sequenza, l'avevamo presentato anche a dei fanciulli della primaria e loro avevano capito, avevano cambiato idea in quello precedente perché si erano accorti con quello successivo che andava bene. Quelli successivamente, un po' alle medie, un po' alle superiori, hanno detto che proprio non hanno notato la similitudine tra i due item. Questa non era uguale a quella prima, dice, sì, in effetti è vero, e il fatto che il 96% della quarta liceo lo faccia bene, questo è positivo. Nel professionale le femmine lo fanno bene al 100%, ma erano due, quindi è un falso positivo, come dicono in alcuni casi, perché nei professionali non sempre ci sono. Anche qui abbiamo degli artisti, ma l'artista che ha continuato la sequenza ha fatto un rettangolino invece di un quadrato di 4x3, quindi per forza che non ritorna, almeno se disegni tu sì un po' più preciso. In seconda superiore sa un po' di contratto didattico, tutta quella serie di numeri, per poi non dire nulla. Ultimo item, qui abbiamo anche qua qualcosa da giustificare. La domanda è, la somma di numeri naturali A e B è pari, se aggiungo uno a entrambi i numeri, come sarà ora
Allora, insomma, è qui bellissimo perché, vabbè, le risposte corrette ovviamente si abbassano molto, in ogni caso, ed è curioso perché c'è la parte che dice sì è vero e la parte che dice no è vero. E quando andiamo a vedere gli errori che hanno fatto sono abbastanza divertenti. Per quanto diciamo appunto la percentuale di risposte corrette, per quanto riguarda i licei, 62-61%, ma quando andiamo a vedere i professionali, il secondo professionale 25%, quindi cala notevolmente. Anche quando andiamo addirittura a considerare i licei per quanto riguarda la quarta abbastanza bene, ma per quanto riguarda i professionali, mamma mia, anche lì. Sì, non guardate le femmine, guardate il totale. Andiamo a vedere un po' gli errori. Quindi c'è la banda che dicono che sono dispari e spiegano perché. Quindi qui arriva la parte, appunto, dice no, se io vado a sommare questi due numeri sono dispari. E dicono una serie di motivazioni. C'è, per esempio, chi tenta di motivare la questione andando a prendere dei numeri. Dice prendo A uguale 4 e B uguale 4, la somma è 8, se aggiungo 1 è 9. Ma lui ha aggiunto 1 alla somma, non a tutte e due. Quindi addirittura anche prendendo dei numeri non sono riusciti a capire quello che dovevano fare. E questa è la banda dei è dispari. Poi c'è la banda dei pari, che tentano di motivare, effettivamente sono pari. E qualcuno inizia a fare dei ragionamenti strani e poi c'è quello che ovviamente vuole risparmiare tempo e dice, beh, 1 più 1 fa 2. Ah, più bello 1 meno 1 qual è? E questi sono di quarta superiore. Bello. Andiamo con le conclusioni. Allora, abbiamo osservato soprattutto negli item 2, 3 e 5 che andando dalla terza media alla quarta superiore il tipo di errore rimane molto simile ed è sempre, quasi sempre, collegato a letture fuorvianti in qualche modo del testo. Ovviamente diminuisce la percentuale di risposte errate all'aumentare dell'ordine di scuola, ma questo non accade proprio sempre. La maggior parte degli errori è quasi sempre legata alla comprensione e quindi anche alla ricerca ingannevole di parole chiave. Quindi questo, se c'è qualche insegnante alla scuola primaria, che sicuramente non è qui, ma se c'è qualcuno che ha qualche amico che insegna ancora le parole chiave, diteli di smettere. In alcuni casi, gentilmente ve lo dico, in alcuni casi abbiamo notato una grande difficoltà anche a formalizzare, cioè pur avendo capito, perché hanno capito il funzionamento, però non sono riusciti a formalizzarlo. E per questo secondo me bisognerebbe abituarli anche questi, fin da piccoli, non piccolissimi ma da piccoli, a formalizzarli anche nelle argomentazioni, quindi portare delle argomentazioni anche formalizzando alcune cose. Occorre abituare i ragazzi a lavorare in modo veramente laboratoriale e come diceva Einstein non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose.